classica in inverno, quest'anno. Quest'anno non finisce più. Esatto. No, non si vede, non si vede. Non si vede un po' di... La Marta che fa? Ti interessa la Marta o no? No, che non c'era. Stringiamoci la mano. Sofia Goggia, allenamento in Val di Fassa dopo l'Olimpiadi, raccontaci un po' quella giornata fantastica brevemente. Ma chiaramente è stata una giornata dove tutto è andato nella maniera giusta. Io ero molto serena, tranquilla e consapevole di quello che potevo fare, non ho pensato minimamente al risultato, ma solo a stare nel qui e ora per fare la mia discesa perfetta. E hai un po' di voglia di riscatto dopo il Super G? Dopo il Super G dalla Corea? Sì, beh, assolutamente, però avevo trovato un'autenticità nella mia sciata in quel Super G che mi ha fatto veramente ben sperare. So di aver sbagliato e di aver buttato probabilmente via una medaglia al vento, però penso che nulla sia mai per caso e forse è proprio stato anche quel Super G, anzi ne sono pienamente convinta, è stato anche grazie a quel Super G che sono riuscita a vincere in discesa. Cara Costanza è tornata a allenarsi nel suo Val di Fassa dopo le Olimpiadi, raccontaci questa esperienza in Corea. Ma è stata un'esperienza bellissima, innanzitutto veramente la mia quarta Olimpiade l'ho proprio potuta godere al 100% perché ho fatto un sacco di giorni là. Purtroppo i risultati non sono stati quelli che mi aspettavo e soprattutto in slalom una buonissima prima manche mi ha dato tanta fiducia per fare una bella seconda, però come al solito sbaglio tanto e ho pagato un po' troppo. Comunque alla fine un risultato mediocre, ovvio gli valgono solo le medaglie, però diciamo è stata mi è piaciuto tantissimo come ho affrontato la mia gara e mi porterò quelle sensazioni per le prossime. Il resto bello, alla fine è stato un periodo lungo e intenso, però ho vissuto veramente delle belle emozioni.